Nel film Hot Shots, un ostaggio americano è alle prese con un carceriere violento. Ma la situazione, da drammatica, diventa improvvisamente comica. Per girare una scena di tortura, una squadra di tecnici degli effetti speciali prepara l'attore Richard Crenna. In questo film, la tortura con scariche elettriche provocherà effetti esilaranti. Sul set è tutto pronto e si può cominciare a girare. Roll, please. I think we're back to we need popcorn. Popcorn. Improvvisamente, da un taschino, spunta una fetta di pane tostato. Gli autori di queste scene sono artisti specializzati negli effetti comici. Sono loro che devono riuscire a scatenare le risate del pubblico. E quasi sempre ci riescono. Il regista e sceneggiatore Jim Abrams è diventato famoso quale autore dei film L'aereo più pazzo del mondo, Una pallottola spuntata e Hot Shots, film che dimostrano la sua predisposizione per le situazioni comiche. Quando buttiamo giù delle idee, cerchiamo di dare il massimo sfogo alla fantasia, di non porci alcun limite. E in effetti, in campo cinematografico, può veramente succedere di tutto. Dare vita a queste gags è compito degli specialisti dei physical effects. Questi particolari effetti speciali sono realizzati sul set durante le riprese. Può trattarsi di oggetti che si rompono con molta facilità o di situazioni praticamente al di fuori di ogni logica. I tecnici dei physical effects sanno fare un po' di tutto. Infatti, per creare le loro gags stravaganti, devono essere abili falegnami, idraulici, elettricisti e saper lavorare i metalli e la plastica. John Frazier è uno dei maggiori esperti in questo campo. Ha lavorato per i film Ruthless People, La guerra dei Roses e L'aereo più pazzo del mondo. Sia che si tratti di una commedia brillante o di un dramma, sulla base della sceneggiatura e dei dialoghi si prepara la gag, naturalmente rispettando i tempi del film. In Hot Shots 2 la sceneggiatura prevede una furiosa sparatoria in seguito alla quale un peschereccio viene distrutto. Per questa scena è stata costruita una barca di 15 metri in balsa. In questo campo spesso ciò che si costruisce è destinato a essere distrutto. Per poter galleggiare, la barca appoggia su fusti vuoti da 250 litri e lo scafo si vedrà solamente da questo livello in su. Poiché dovrà essere crivellata di colpi, abbiamo usato la balsa che non si scheggia per evitare il pericolo che qualcuno possa rimanere ferito. Per simulare la pioggia di proiettili, sulla barca vengono installati dei congegni esplosivi chiamati squib. Ne sono previsti circa 2000. E nel film l'effetto sarà proprio quello di un violento scontro a fuoco. In questa battaglia la sceneggiatura prevede una gag e ci viene descritta da John Frazier. Il protagonista spara con un mitragliatore M60. La gag consiste nel fatto che tutto intorno all'attore si accumulano centinaia di bossoli. Per creare questo effetto facciamo uno stampo in modo da non dover essere costretti a incollare ogni singolo bossolo sul supporto. In uno stampo in silicone dei bossoli si versa una plastica a indurimento rapido per realizzarne un calco. E questo è il calco. Quando è ancora caldo possiamo modellarlo come vogliamo e poi quando sarà dipinto sembrerà una massa di bossoli veri. In un'altra sezione del laboratorio di John si prepara un'altra gag.
Durante una sparatoria, un proiettile colpisce una roccia che si sgonfia. Per ottenere questo effetto, all'interno della roccia c'è un pallone di gomma. Il sonoro fa psh, e poi entra in funzione la pompa. La pompa aspira l'aria dal pallone facendolo sgonfiare. Un altro momento divertente creato dai maghi degli effetti speciali. Da sempre nei film si è fatto ricorso agli effetti speciali per rendere più comiche alcune situazioni. Nel film Preferisco l'ascensore del 1924, Harold Lloyd interpretò questa gag entrata ormai nella storia del cinema. Per il leggendario comico, gli addetti agli effetti speciali costruirono molti oggetti che dovevano rompersi in un preciso momento. In molti film come questo, le gag erano sostenute in gran parte dagli effetti speciali. Spesso le scene erano improvvisate sul set e bisognava escogitare al momento nuovi trucchi. Bisognava prendere un filo, un cavo, una leva, una sbarra e inventare subito qualcosa che funzionasse. Danny Lee, vincitore di un Oscar per gli effetti speciali, ha imparato dal padre Carl, autore delle gag per una delle coppie di comici più divertenti di Hollywood. Con Gianni e Pinotto si doveva improvvisare quasi tutto, perché spesso volevano fare cose che non erano previste dal copione. Roll 'em. Frisco ain't big enough for the both of us. I'm your pink, you double-crosser. In funzione di questa necessità di improvvisare, furono escogitati molti metodi per rompere gli oggetti. E Danny Lee vi ricorse in abbondanza nel film del 1963, questo pazzo, 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 pazzo mondo. Ecco la scena del garage. Questo è il momento in cui crolla rovinosamente. 25 tecnici controllavano ogni singolo pezzo. E ognuno di loro doveva muoversi al mio via. Agli ordini di Danny Lee, che coordinava con cura l'azione, gli addetti azionavano dei cavi nascosti, creando l'illusione del crollo del garage. Al Teatro 14 della 20th Century Fox, la tradizione degli effetti speciali comici continua con il film Hot Shots 2. Gli attori stanno provando una scena molto importante fra i due protagonisti del film. Il presidente degli Stati Uniti, Tuck Benson, impersonato da Lloyd Bridges, sfida a duello Jerry Haliba, che interpreta Saddam Hussein. Per assicurarsi che la parodia raggiunga la massima efficacia, il regista Abrams non lascia nulla al caso. Eric Henry, responsabile degli effetti speciali per questa scena, sta dando dei suggerimenti agli attori. Questa scena vuole essere la parodia di uno degli effetti più famosi del cinema moderno, realizzato per il film Terminator 2. Hasta la vista, baby. Con quel film, il regista James Cameron ha meravigliato il pubblico e perfino gli esperti degli effetti speciali, facendo congelare e andare in frantumi il personaggio T-1000 per poi farlo fondere e riprendere forma. Nella parodia, i due Terminator sono sostituiti dal presidente e da Saddam Hussein. One, two, three. Sostanzialmente è un omaggio a Terminator 2. In pratica si tratta di un duello con le spade ambientato in un salone della grande villa di Saddam. Appena prima di essere colpito da Saddam Hussein, Lloyd Bridges gli spruzza sul viso un getto di anidride carbonica. Come il perfido T-1000, Saddam congelato si frantumerà in centinaia di pezzetti di metallo, si fonderà fino a diventare liquido e poi si riformerà. La differenza è che anche il cagnolino di Saddam viene congelato e poi distrutto dal dittatore che gli cade addosso. Per creare questa illusione ci vogliono repliche a grandezza naturale, facili da rompere, metalli liquidi, cineprese ad alta velocità e un piccolo Yorkshire Terrier.
Mentre una troupe lavora sul set principale con gli attori, Eric, con la seconda unità, si prepara a girare gli effetti speciali. Per essere certo che le sue riprese si possano integrare perfettamente con le scene girate con gli attori, Eric lavora a stretto contatto con il direttore della fotografia, Michael Seibel. Ok, Saddam only? Saddam only. Ok, Saddam only. Gli ultimi particolari sono messi a punto. Ora, la prima difficoltà sta nel creare l'effetto del congelamento di Saddam e del cane. Good, stay, stay. Si può cominciare a girare. In questa scena il cagnolino deve avvicinarsi alle gambe della controfigura di Saddam. Le scene girate dalla seconda troupe vengono montate con quelle con gli attori. L'attizzatoio si è sgomato sul profilo dell'attore. Per continuare la scena occorrono le figure congelate di Saddam e del cane che dovranno essere frantumate. Per questi effetti la produzione si è rivolta allo studio di Everett Burrell. Siamo stati scelti grazie al nostro lavoro per il film Batman Il Ritorno, e cioè per questi pipistrelli meccanici. A Eric erano piaciuti molto e così ci ha chiamati. Infatti sappiamo costruire teste finte e altre parti del corpo molto realistiche. Insomma, siamo veramente una buona squadra. Per realizzare la copia del cane, per prima cosa lo scultore Mike Arbius prepara un modello in argilla. Una volta pronta, la scultura viene ricoperta con uno strato di silicone, rinforzato poi con della plastica affinché non si deformi. A questo punto, gli stampi vengono ricongiunti per colare la forma definitiva. Per produrre un calco di prova, Mike usa una sostanza a indurimento rapido e si solidificherà in una forma di spessore ridottissimo. In breve tempo viene riprodotto il mantello del cane. Poi, usando una resina di fibra di vetro molto fragile, vengono preparati calchi sottilissimi dell'animale che dovrebbero frantumarsi facilmente. Alla fine si procede alla colorazione. Per creare le copie di Saddam, il procedimento è leggermente diverso. Questo stampo è modellato direttamente sul corpo dell'attore che interpreta Saddam Hussein. Gli abbiamo infilato una tutina da ballerino, lo abbiamo ricoperto di vaselina e poi di bende gessate con rinforzi in legno. Quindi, dallo stampo abbiamo ricavato un calco di uretano rigido. Poi lo abbiamo vestito con gli abiti di scena e lo abbiamo inamidato per bene con la lacca per capelli. I vestiti vengono poi impregnati con una resina di poliestere per dar loro rigidità. Con questa sagoma si prepara uno stampo di gomma con un interno in fibra di vetro che lo sostiene. Per creare i corpi veri e propri si usa ancora la resina di fibra di vetro. Quando la figura è completata, la si rifinisce con il colore. E ora la prova di rottura. Ok, here we go. Oh, excellent! That was great! A questo punto ci si può trasferire sul set. La scena deve concludersi con un getto di anidride carbonica che congela Saddam Hussein. Alla copia di Saddam vengono applicati dei ghiaccioli identici a quelli che ricoprono l'attore. Intanto il regista dà a un suo collaboratore alcune indicazioni su come dovrà comportarsi durante la ripresa della scena in cui Saddam va in frantumi. Come in Terminator 2, l'illusione dello sgretolamento inizia con una gamba che si stacca. Okay, action. Russ.
L'effetto è esattamente quello previsto dalla sceneggiatura. That looked pretty good. La statua viene posta su un supporto che la farà cadere all'indietro. Per rendere più realistica la frantumazione, viene riempita con pezzi di polistirolo. Anche l'uniforme deve essere preparata. Poiché dobbiamo essere sicuri che si rompa esattamente nei punti previsti, eseguiamo preventivamente dei fori. Disponendo soltanto di due statue di Saddam, bisogna curare al massimo ogni chuck. Abbiamo due cinepese, una è sistemata frontalmente, la seconda di lato per inquadrare la statua quando tocca terra. È un momento molto importante questo, perché per il regista è fondamentale che sia Saddam a rompere il cane. Finalmente tutto è pronto. Ok, roll cameras. Both cameras rolling? Action! Cut! La troupe è abbastanza soddisfatta, ma la frantumazione è stata troppo veloce. Per fare in modo che sia ben evidente che il cane è rotto da Saddam, si aggiunge una terza cinepresa ad alta velocità che consente un rallenti molto accentuato. Ci siamo resi conto che la scena non è abbastanza lenta. Non si riesce a vedere che cosa succede. Ma con questa cinepresa risolveremo il problema. Serve per riprendere i test e le esplosioni nucleari. Poi abbiamo un'altra cinepresa per la soggettiva di Lloyd Bridge. Lui spinge Saddam a terra e il pubblico vede esattamente quello che vede lui. Infine, quella cinepresa in alto serve per riprendere il primissimo piano della faccia che va in frantumi. Dopo ore di preparazione, tutto è pronto per l'ultima ripresa. Roll camera, all cameras. Action! Cut! Il risultato è proprio quello voluto dal regista. Dal duro lavoro di Eric e della sua squadra è nata una gag molto ben riuscita. Sembra che il dittatore e il suo cane si congelino. Le figure vere vengono sostituite con le sculture in fibra di vetro e la caduta è di una perfezione strepitosa. Ora bisogna ricomporre i frammenti sparsi. Come per T-1000 di Terminator 2, i frammenti si scioglieranno, si riuniranno e poi riformeranno la figura di Saddam. Il tecnico degli effetti speciali, Carl Roth, ha sperimentato per 2 mesi diverse soluzioni per trovare il modo migliore di simulare il metallo liquefatto. Questa è una lastra di alluminio, un buon conduttore di calore. Per la ripresa si utilizza la lastra riscaldata da fornelli a gas per fondere una lega a base di piombo che fonde a soli 70 gradi. Carl ha anche costruito uno speciale ripiano per la scena in cui i frammenti di metallo si riuniscono. Usando delle leve, il piano si inclina per costringere le palline di mercurio ad aggregarsi. Anche se è molto tossico, il mercurio è abbastanza innocuo allo stato liquido e Carl lo tratta con molta disinvoltura. Dobbiamo girare 6 scene in cui alcune piccole parti di mercurio si aggregano in una massa unica. Per fasi successive riusciamo a ottenere una massa di discrete dimensioni. In una scena le palline devono raccogliersi provenendo da diverse direzioni. Per realizzare questo effetto Carl ha costruito un piano circolare. Al di sotto del piano c'è un meccanismo a vite per mezzo del quale si può abbassare la parte centrale. In questo modo riusciamo a far affluire le parti di mercurio che devono aggregarsi. Finalmente, dopo 2 giorni di riprese, le scene del metallo che si raccoglie sono pronte. Ma non è finita. Il più bello avviene un paio di scene dopo, quando Saddam ha ripreso vita e vigore.
Fermi voi! Ci penso io! La parodia di Terminator 2 è finita. Il cattivo è uscito di scena e il regista scrittore Jim Abrams sta già pensando a un altro film. Scrivere queste cose è facile, basta avere delle idee e buttarle giù. Ma pensarle e scriverle non basta, il difficile viene quando si devono realizzare. E a questo punto il merito è dei maghi degli effetti speciali di Hollywood. Se la sceneggiatura richiede barche che si schiantano, personaggi che vanno in pezzi o vittime della tortura, gli specialisti trovano sempre il modo per creare la gag. È una grande tradizione di Hollywood che nasce dalla collaborazione fra i comici e i maghi degli effetti speciali.